ora. Da mezzo glielo ho dato io. Adesso se lui lo rifiuta mi incazzo. Buonasera, come si dice, buonasera a tutti. Un saluto ai telespettatori collegati. Non è diretta, Se gli va bene non manda in onda. Bene, riprendiamo l'esame di questa proposta partendo dall'articolo 12. Diciamo che l'articolo 11 l'avevamo esaminato, c'era qualche piccola divergenza, però se qualcuno ha qualcosa da dire ritornando sull'articolo 11 lo dica subito. Perché se no partiamo con l'articolo 12 e via. Allora, chiedi che mia. Hai una copia tu, ragazzi, hai una copia. Allora, intanto, dato che Franco si predispone, io chiederei al mio vicepresidente, di dare una breve scorsa dell'articolo 12, sul quale. Ecco, diciamo che noi abbiamo, se vi ricordate avevamo esaminato il primo comma che aveva tre, chiamiamoli sottocommi, se è permesso, che praticamente definivano le tipologie di referendum, praticamente il referendum consultivo, propositivo e normativo. Su questi tre subcommi c'erano stati delle perplessità relativamente ai numeri indicati. E quindi diciamo che i numeri non ne sono venuti fuori, però sicuramente quelli indicati, mi ricordo, confermatemelo, mi sembra di capire che erano pochi. Qui adesso io dare la parola a Jacopo, così almeno vede con un certo tono. Buonasera a tutti. Allora, vado a leggere l'articolo 12,2 della proposta, che per il referendum i commi A e B, i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. I comma E e B erano quello consultivo e propositivo. Leggo anche magari il comma 3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum propositivo o abrogativo le norme statutarie e regolamenti, tariffe e tributi, gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, il piano del governo del territorio e le relative varianti generali, i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi, atti costitutivi di società per azione o a società a responsabilità limitata, atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone. Il comma 4 invece è: il referendum non ha luogo quando l'atto a cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio, ove l'eventuale intervento del Consiglio Comunale sia parziale rispetto al quesito referendario, il Collegio dei Garanti decide, sentiti i promotori e il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione. Bene, allora io adesso direi di dare un giudizio complessivo sull'articolo 12, se riteniamo che siano utili i referendum che attualmente non ci sono, cioè il propositivo e l'abrogativo, e poi se riteniamo invece
ci siano utili, dire qualcosa sui numeri che fanno per la richiesta e per il punto 1, il numero di cittadini che 1000, se va bene 1000 o se deve essere modificato anche quello. Dopodiché, per quanto riguarda il mio giudizio personale, per il punto 3 personalmente mi sembra che si possa andare bene e il punto 4 di seguito. Secondo me su questo articolo 12 nel suo complesso sono da rivedere sostanzialmente i numeri per poterlo, per poterli attuare. La parola a voi. Prego, signor Esposito. Grazie. Allora, riprendiamo questa discussione che abbiamo avviato settimana scorsa con l'esame più puntuale degli articoli. Allora, l'articolo 12 è un articolo molto corposo perché di fatto abroga sia l'articolo 11 che 12 dello statuto attualmente vigente. E introducendo appunto il referendum consultivo propositivo abrogativo, io non ho cambiato sinceramente posizione la settimana scorsa, anzi ho approfondito un po' i testi, mi sono confrontato anche con operatori tecnici e devo dire che analizzando con più attenzione nel dettaglio l'attuale normativa mi sono reso conto di quanto sia ricca e attualmente inattuata la normativa, mi ripeto, prevista dallo statuto per quanto concerne il referendum propositivo e addirittura la previsione di un referendum di consultazione successiva, ossia revocativo. Quindi io volevo comunicare, insomma confermare la mia intenzione a non recepire con questa nuova proposta che non tiene conto di quello che invece è un dato normativo attuale positivo in vigore e che viene invece poco applicato. Quindi prima di cambiare una norma sforziamoci di applicarla. Affermare che essa non funzioni prima di aver sperimentato questa evidenza credo che sia un passo troppo lungo, quindi non mi sentirei di avventurarmi in discussioni peraltro anche a molto opinabili sui luoghi, sui numeri, lì dovrebbero esserci dei politici, dei tecnici, dei statistici che ci sanno dire quale partecipazione consente poi di avere una ragionevole certezza che il dato che emerge sia rappresentativo. Mi sentirei però sinceramente di considerare in una valutazione veramente personale questo articolo non ricevibile o comunque non condivisibile. Puntualizzo una cosa: noi abbiamo già questa proposta di modifica dello statuto comunale e viene attraverso una proposta di iniziativa popolare. Noi già in passato abbiamo anche esaminato e sono anche state approvate con successo delle iniziative di questo genere. È un istituto quindi che funziona. Chiaramente lascia spazio anche al Consiglio Comunale e alle zone di poter intervenire e non delega esclusivamente al corpo elettorale la funzione di deliberare. Quindi rappresenta una positiva funzione di collaborazione tra il corpo elettorale e l'ente rappresentativo, in questo caso l'assemblea. Per quanto riguarda poi il referendum abrogativo, ho appena detto, è una novità che sinceramente io non ricordo se è stata applicata finora o comunque magari in passato e probabilmente potrebbe essere utile. Il Consiglio Comunale, se c'è un referendum di carattere abrogativo, non è obbligato poi a revocare quella norma, chiaramente, però ha un'indicazione
coalizione e chiaramente a cui deve dare una motivazione nel caso in cui confermasse quella sua scelta. Quindi comunque, anche se non hanno carattere vincolante, questi referendum devono responsabilizzare evidentemente il Consiglio Comunale, e hanno tanto un valore, non li liquiderei come un esercizio retorico o una mera formalità. Anzi, li valorizzerei, li pubblicizzerei, li sponsorizzerei, certamente. E questo per quanto riguarda l'articolo 12, grazie. Riguardo alla partecipazione popolare. L'ostruzionismo, insomma, non vale 100 in questo caso. Non c'è nessun altro? Nessun altro? Possono essere sottoposte a referendum.
Il referendum in questo caso avviene 5 anni dopo, quando si verifica attraverso il voto alle amministrative l'operato del Consiglio Comunale della Giunta, e se la Giunta ha operato male nell'attuazione del programma che ha proposto, viene da questa casa. Cioè, io vedo una differenza tra lo strumento del referendum e con le elezioni, e non credo, soprattutto per l'oggetto della notte scorsa, che lo strumento del referendum sia di per sé uno strumento per avvicinare la decisione pubblica, il processo decisionale alla popolazione. Il processo decisionale deve essere aperto con vari strumenti. Lo strumento referendario è uno strumento sporadico, temporaneo, invece devono essere istituite delle forme che garantiscano la partecipazione al processo decisionale, che abbiano continuità di legge, che permettano un'interazione tra amministratore e amministrato. Consigliere, lei. Grazie, buonasera. Una osservazione riguardo al quorum, che credo sia importante per il fatto che spesso le petizioni, o comunque le proposte fatte dai cittadini, sono qualcosa che chiedono all'amministrazione, cioè vanno in qualche modo, c'è una contrapposizione tra la proposta dei cittadini e un atto o una decisione dell'amministrazione. Quando questo avviene, è tutto interesse dell'amministrazione, se non vuol far cambiare le cose, boicottare la scelta, la proposta dei cittadini. Quindi, siccome generalmente i cittadini non hanno né i media né comunque gli strumenti per fare un'informazione così estesa sulla città, quello che avviene è che si fa una battaglia proprio sulla mancanza di informazione, cercando di non portare nessun tipo di informazione alla cittadinanza. Quindi in realtà non c'è un confronto tra chi si schiera a favore e chi si schiera contro, cercando di dare i mezzi per far decidere ai cittadini in modo oggettivo, ma si cerca soltanto di combattere per di avere come obiettivo quello di non raggiungere il quorum. E questo è successo spesso. Quindi, secondo me, il fatto di togliere il quorum spinge proprio a avere non solo i cittadini, chiaramente chi propone il referendum spinge per il sì, quindi anche quello è comunque una decisione, è comunque una direzione in qualche modo fuorviante. L'obiettivo sarebbe quello invece di avere tutte quelle informazioni, avere sia le informazioni di chi è a favore, sia le informazioni di chi è contro. Se non c'è questo, se c'è il quorum, secondo me ci sono due risultati che vanno a favore che vanno contro il referendum. Sono: uno è non partecipare al referendum, alla votazione, che è quello più utilizzato, e l'altro è quello di votare contro. Continuo a dire che secondo me invece il fatto di togliere il quorum invece porta proprio a equiparare le due possibilità. Grazie. Grazie, prego, capogruppo Indovino. Ah sì, grazie mille. Non volevo intervenire perché non si è Esposito, ma già ampiamente esplicitato la posizione del nostro gruppo, ma sono stato sollecitato dall'intervento del consigliere Musdei. Io credo questo, che sia pericolosissima, dal mio punto di vista evidentemente, la china, diciamo, dalla posizione del Movimento 5 Stelle, che pur diciamo intravedo in quelle parole
evidentemente una battaglia che è quella della partecipazione dei cittadini, che è giusta, ma bisogna stare attenti a come si declina. Perché se vero che da una parte, questo è un problema che tutti noi abbiamo vissuto, soprattutto anche negli anni, diciamo, parlo da questa parte dei banchi, parlo della sinistra e del centro-sinistra, se è vero che l'istituto del referendum ultimamente, con l'abbassamento della partecipazione, porta con sé dei problemi, è vero anche che noi dobbiamo stare molto attenti a non far sì che alcuni temi siano presi in mano da una minoranza organizzata dei cittadini. È questo, diciamo, il pericolo serio che io vedo, ma per le istituzioni e paradossalmente per la tenuta democratica di un paese, nel senso che noi, abbattendo il quorum, in qualche modo ammettiamo il fatto che ci possa essere una minoranza organizzata dei cittadini che va a influire sulla maggioranza, che magari sceglie consapevolmente di non partecipare al voto prendendo una posizione politica su questo, perché è successo anche così, cioè, da cattolico lo dico anche in contrapposizione anche alcune volte la posizione che la Chiesa per esempio ha preso, perché la Chiesa ha fatto, o comunque alcuni partiti hanno fatto delle battaglie per non andare a votare, proprio perché quella è un'opzione politica legittima e la forza deve essere di chi propone il referendum nell'organizzare, e l'ultima volta, scusate, l'abbiamo visto, paradossalmente, ma anche nella stessa parte della barricata, abbiamo visto per esempio con il referendum, io sono andato a raccogliere le firme per l'acqua, in quel caso, raro, eravamo nella stessa parte della barricata, è stato un tema talmente dirompente dal punto di vista dell'opinione pubblica che silenzio o non silenzio si è riusciti, grazie alla forza, alla potenza di quella battaglia, a riuscire a superare il cuore. Allora, se è vero che da una parte, diciamo, c'è un distacco, e chiudo, scusate, sto facendo lungo, un distacco dei cittadini, è vero anche che il compito è dei proponenti nel cercare di far sì che la maggioranza di quei cittadini proponga, perché se facciamo i conti, una riflessione che si faceva qualche sera fa, fra noi, se per esempio il quorum viene superato, poniamo del 50+1, e poniamo che vince, diciamo, il proponente per la maggioranza, +1, vuol dire che il 25% +1 della popolazione decide una cosa per il 100%. È qui che, è già così, ripeto, a rischio la tenuta democratica, perché quel 25% decide per il 75%, e dobbiamo decidere se ci sono cittadini che valgono di più perché partecipano, cittadini che valgono di meno perché scelgono deliberatamente di non partecipare. Allora io credo che il quorum sia, diciamo, un presidio di democrazia che è rischioso e dal nostro punto di vista è irricevibile dai lineari. Grazie. Grazie vicepresidente Raposo. Grazie. Qui si parte, secondo me, sempre da un preconcetto, cioè che a proporre il referendum possono essere solo dei cittadini motivati da valide intenzioni, da buone intenzioni. Siccome conosco molto bene quei cittadini, ho partecipato anche io alla raccolta dei firme per il referendum sull'acqua, ho partecipato alla raccolta di firme per la legge popolare della buona scuola nel lontano ormai 2006, mi rendo conto benissimo che spesso si identifichino le due cose, cioè cittadini con molta voglia di partecipare, di produrre progresso per la propria città. Ma se noi aboliamo il quorum, anche gruppi di cittadini non motivati da buone intenzioni, magari con dietro un potere economico che possa finanziare adeguatamente la campagna, potrebbero veramente fare la differenza. Cioè si potrebbe dare in mano a piccoli lobby potenti la possibilità di legiferare in modo diretto, al punto che il Consiglio Comunale debba recepire il testo senza neanche poterlo emendare, rimaneggiare, migliorare, naturalmente a loro punto di vista.
vista. Questo è vero, potrebbe essere combattuto con la partecipazione, nel senso che noi dovremmo poi continuamente sollecitare i cittadini ad andare a votare no contro noi, o insomma chi la pensa diversamente da questa, a votare no contro questa o quella proposta di legge, di referendum. Però veramente ci mette nella condizione di inseguire agende dettate da altri e mai di fare invece un chi, da parte di chi ha vinto le elezioni, da parte di chi governa la città, di fare un piano, un progetto che abbia un suo sviluppo quinquennale, dopodiché questo sviluppo di 5 anni viene messo in discussione e viene valutato nelle elezioni successive. Io non sono assolutamente d'accordo, sono d'accordissimo con l'analisi fatta da Mario Esposito. Se il referendum è stato concepito così a livello nazionale, ci si può discostare un po' a seconda delle esigenze locali, ma per snaturare completamente l'impianto che è quello mi sembra una cosa assolutamente non valida. Vi faccio l'esempio. L'esempio più classico è stato l'area C. Area C si è dimostrata, cioè l'area C subito dopo, il giorno dopo l'annuncio, che davvero ricordate la scena di decorato sulla carrozza a cavalli che arrivava e lanciava il referendum per abolire l'area C. Il referendum per abolire l'RC non ha raggiunto neanche il numero di firme sufficienti e non è stato nemmeno presentato. Questo cosa significa? Significa, perché così è stato, lo sapete, no? Non ha raggiunto il numero di firme sufficienti e non è stato nemmeno presentato. Questo significa semplicemente una cosa, che se si inseriscono dei minimi impegni che uno deve affrontare per arrivare a un determinato risultato, lì c'è veramente la scrematura tra chi ha dietro la partecipazione popolare e chi non ce l'ha. Chi ha dietro la partecipazione popolare vede il referendum dell'acqua, arriva a determinati risultati. Chi non ce l'ha vede abolizione dell'area C, non ci arriva e la cosa muore lì, ed è giusto che muore lì, secondo me. Grazie. Grazie, capogruppo Fede Bellone. Sì, grazie. Noi ci eravamo già espressi nelle scorse riunioni sottolineando la nostra contrarietà a queste modifiche del regolamento del Consiglio del Comune, perché riteniamo che effettivamente il referendum è un ottimo momento di partecipazione popolare, ma deve essere regolamentato e deve essere regolamentato in una maniera tale per cui non sia la sostituzione delle attività consiliari e delle attività istituzionali, visto che la nostra Repubblica è una Repubblica non solo parlamentare a livello nazionale, ma anche che esprime determinati personalità, che sono i cosiddetti politici, tra virgolette, che oggi come oggi, con un'iniziativa cosiddetta come questa, che si considera popolare, ma poi in realtà non è un'iniziativa popolare da parte dei cittadini, ma da parte di un partito politico, che l'ha espresso anche l'altra volta, e quindi è meglio che si dicano le cose come sono realmente, non nascondersi dietro i cittadini, perché è un partito che ha realizzato questo tipo di iniziativa, che è il 5 Stelle, che giustamente ha una sua linea, che è quella che dice che tutti i politici non sono capaci e quindi devono essere i cittadini direttamente a governare. Però in Italia non esiste questo tipo di struttura, esiste una struttura di tipo diversa dove gli interlocutori sono dei politici che, ahimè, in questo periodo magari dovrebbero farsi un'analisi di coscienza, cercare magari di fare un po' più i fatti piuttosto che parlare soltanto. Però questa è una visione che comunque fa sì che il soggetto è sbagliato, ma non l'architettura politica della nostra regione, nazione, e quindi io continuerò a dire che questi referendum, questo modifico dello statuto, non sono per me positivi. Ho scritto sia con la terza che consigliere Newsday per una replica, però
se possibile sintetica. Sì, sì, sì. Prego. Vado io? Sintetico. Allora, intanto... Vabbè, intanto facciamo che giriamo la telecamera così siete contenti. No, sì. Non c'è lo stremo. Allora, intanto nel comune di Milano, per venire alla consigliera Melone, il quorum attualmente è al 30% e non il 50%. Se volessimo essere un tantino coerenti, quando si parla di quorum, secondo me correttezza vorrebbe che non si parlasse più del 50% più 1, ma si dovrebbe almeno andare a vedere l'ultima affluenza in quel, che so, si vota al comune, qual è stata l'ultima affluenza, il 60%, bene, un obiettivo ragionevole potrebbe essere il 50% dell'ultima affluenza, perché sappiamo benissimo che è in discesa. Come ricordato l'ultima volta, quando si elegge il sindaco di una città, un consiglio comunale, un consiglio regionale, non c'è quorum. Anche due persone possono andare a, diciamo, a votare e il consiglio è eletto. Quindi non si capisce perché per un organo di governo non ci debba essere un quorum e quindi non debbano essere annullate le elezioni, per il referendum invece bisogna tenere presente del quorum. Non mi fate gesti, se no poi mi confondo e dimentico quello che stavo per dire. Ok, quindi... Già sul quorum bisognerebbe andare a vedere su questo. E venendo all'osservazione che faceva la vicepresidente Lo Consolo sulla questione della raccolta firme, che per l'area C non è stato raggiunto, diciamo, il numero sufficiente, ma è così anche, cioè, nel senso, non è che viene tolto il vincolo di raccolta firme, il vincolo di raccolta firme rimane, per cui non vedo qual è il problema. Quindi, visto che la raccolta firma rimane, altro è il discorso di farsi governare. Non capisco perché, come politici, dobbiamo arroccarci su questa, diciamo, su questa posizione di favore, non voglio usare di privilegio, però come se fossimo diciamo, dei padreterni che devono decidere per forza solo e solamente loro e i cittadini non possono dire nulla. In Svizzera si dice, si racconta, non so se è un mito, però i cittadini decidono, i politici eseguono. Cioè, non esiste che il politico va, aspetti 5 anni, poi quando finisco mi giudico. Allora a questo punto dovrebbe, la Lo Consolo dovrebbe far partire una proposta di abolizione del referendum, visto che un'amministrazione deve essere giudicata soltanto alla fine dei 5 anni. Qua si sta parlando di introdurre uno strumento in cui i cittadini partecipano e si sentono di partecipare e hanno forza per partecipare. Un'ultima, per riprendere anche l'intervento di Fede Pellone in cui dice sappiamo che dietro c'è il Movimento 5 Stelle, nessuno si sta nascondendo, solo che lei sa benissimo che quando una mozione è una mozione, è una mozione. Quando è una proposta popolare vuol dire che ha raccolto tot firme, è una proposta di cambio, di statuto, di iniziativa popolare. Quando anche in consiglio di zona c'è un'iniziativa popolare, viene chiamata così. Ora che il Movimento 5 Stelle appoggia questo tipo di governo, di partecipazione dei cittadini, certo, non è un mistero, quindi noi ci siamo e certamente l'appoggiamo. Lo so che sarebbe stato meglio dire che siamo contrari, perché come è fatta, diciamo, certa gente va a vedere non la proposta in sé, ma da chi viene. Il Movimento 5 Stelle allora è da bocciare. Sapete benissimo che non è un ragionamento che fa parte del nostro, diciamo, del nostro modo di fare. Non voglio chiamarla cultura, perché altrimenti offenderei la cultura. E in ultimo, sempre per la questione del quorum e per la questione dei numeri legali nei consigli di zona, stiamo parlando effettivamente linguaggi diversi, abbiamo impostazioni mentali diverse e l'avete visto anche. Quando qui in questo consiglio di zona si vota una proposta con cui non siamo d'accordo, non stiamo lì a contare quante persone sono, perché se noi non votiamo cade il numero legale, ce ne andiamo tutti a casa e diciamo e vi freghiamo. Non abbiamo questa mentalità, l'avrete pure vista in, diciamo, in questi anni. Per cui il nostro è un atteggiamento diverso.
Ho finito. Presidente Tucci, prego. Il mio stato. Grazie. Allora, parto un attimino dall'utilizzo dei referendum. Allora, io penso che i referendum siano giusti e sacrosanti dal punto di vista dell'organizzazione dei quesiti che poi vanno a toccare. Il problema è che uso se ne fa del referendum e qual è lo scopo reale dei referendum. Allora, negli anni 70 i referendum erano usati con criterio e con intelligenza per quanto riguarda i temi di carattere nazionale e che riguardavano proprio anche la vita delle persone. Il problema è che negli anni il referendum è stato usato in maniera sproporzionata, se ne è fatti ad aiosa, nel senso che non si è perso occasione per indire un referendum su qualsiasi cosa, perché è diventato lo strumento più facile per cercare di, per alcuni politici, come veniva detto prima, che dovrebbero farsi un esame di coscienza, è più facile usarlo come strumento anche di immagine, di risorse per autofinanziamento. Quindi bisogna stare attenti al tipo di utilizzo che se ne fa dei referendum. Detto questo, credo che parlare di modifiche dello statuto del Comune di Milano è un fatto importante. Devo dire che da quando sono in consigliere di zona, e qui ringrazio anche il Movimento 5 Stelle che non mi scandalizza il fatto che sia dietro alla raccolta delle firme, perché è giusto che ci sia, se un partito lo condivide, un movimento lo condivide, le raccolga pure, ci mancherebbe altro. E ringrazio perché comunque dà la possibilità di discutere su uno statuto del Comune di Milano che da quando io sono in consiglio di zona non si è mai affrontato. Però il problema qual è? Che un conto è aprire la discussione perché è giusto affrontarla, e allora io penso che andrebbe, diciamo, preso tutto l'intero statuto e affrontato articolo per articolo, perché l'articolo 11 è legato all'articolo 10 e agli articoli che ci sono prima. Allora, io penso che, detto questo, penso che non si può pensare che uno strumento democratico possa essere lasciato senza alcuni paletti che mettono assicurare al riparo da ogni tipo di strumentalizzazione, da ogni tipo di eventuale raccolta di referendum che si voglia fare. E questo lo può dare solo se c'è un quorum per la raccolta delle firme. Credo che, apro e chiudo la parentesi sull'articolo 11, leggendo lo statuto e leggendo la proposta, viene tolto 1,5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali, e credo che questo sia un errore, perché aprire definitivamente una porta senza mettere delle regole va a scardinare quello che è lo strumento democratico del referendum e dell'utilizzo stesso. Quindi, e l'articolo 11, soprattutto il comma 1, è legato all'articolo 10, e quindi fa capo a quello che dicevo prima, che bisognerebbe prenderli tutti uno per uno, perché lo statuto è legato dal primo all'ultima virgola, all'ultimo punto che c'è nell'ultimo articolo. L'altra questione invece che riguarda il quorum, io credo che il quorum per quanto riguarda la partecipazione o per la raccolta delle firme è giusto che ci sia ed è giusto che rimanga. Ovviamente, se nel Comune di Milano il quorum è il 30%, è evidente che è stato fatto sulla base della città. È ovvio che se parliamo del referendum a livello nazionale i numeri cambiano, ma è giusto che sia anche così, perché non si può pensare di
regolamentare il quorum del referendum milanese con quello nazionale. Quindi è giusto che venga, venga distinto, ma secondo me quel 30%, se è stabilito nello statuto del Comune di Milano, deve restare il 30%, non può essere sbloccato. Perché se andiamo a ragionare su chi ha votato le ultime elezioni, vorrei far notare due cose. La prima, che i sistemi elettorali ci portano ad avere un sistema elettorale sia nazionale che, per quanto riguarda anche le amministrative, su sistemi tipo maggioritario, per capirci. Ed è evidente che possono andare a votare anche in due, chi prende più voti vince, perché il maggioritario è fatto così. Altra cosa invece è sui referendum. I referendum hanno un altro tipo di sistema e quindi non si può paragonare il sistema elettorale per il referendum con quello delle elezioni per il sindaco piuttosto che per il governo o i parlamentari. Quindi bisogna tenere ben distinte le due questioni, perché se no facciamo solo della confusione. E credo che sia importante, proprio perché o crediamo negli strumenti democratici che sono stati scritti, non sono stati scritti per opera dello Spirito Santo perché bisognava consumare un po' di inchiostro e di carta, ma sono stati scritti per regolamentare la vita delle, la vita politica per quanto riguarda chi amministra, ma soprattutto la partecipazione dei cittadini. Perché non è vero che lo statuto per come è scritto oggi non dà la possibilità ai cittadini di partecipare, anzi, io ritengo che i cittadini con questo statuto hanno una forte partecipazione, una forte possibilità di partecipare. Si tratta di capire l'interesse che c'è tra i cittadini per aderire a un referendum piuttosto che a un altro e per poi dire vado anche a votare quel referendum. Altra questione. Credo che questa proposta che è in discussione questa sera non va a modificare, ma va direttamente a, cioè va a modificare completamente quello che è l'impianto dello statuto. E io su questo ritengo che non si possa fare e quindi non sono dell'avviso di procedere su quel percorso. Perché o ci mettiamo e ragioniamo su tutti gli articoli e andiamo a vedere dove andiamo a toccare, cosa vogliamo toccare, altrimenti se prendiamo a spot la pagina 25 piuttosto che la pagina, l'articolo 50 piuttosto che, e facciamo un minestrone, facciamo più casino di quello che è oggi lo statuto. Altro metodo che hanno i cittadini per partecipare alla vita democratica delle istituzioni è dato dal regolamento al decentramento, che viene anche richiamato nello statuto del Comune di Milano. Se sta a cuore la partecipazione dei cittadini, e devo dire che io mi aspettavo una grandissima partecipazione dei cittadini dal giorno in cui Pisapia è diventato sindaco, soprattutto nei consigli di zona, perché è l'istituzione più vicina ai cittadini, quella primaria rispetto a una profonda una collaborazione, a un rapporto diretto con l'amministrazione centrale, ma a parte i primi spot di novità, poi la partecipazione è andata scemando dal punto di vista della partecipazione dei cittadini. Perché? Allora noi pensiamo che se modifichiamo un articolo i cittadini partecipano alla vita delle istituzioni? Se fosse così, qui dovremmo trovare non solo questa sera, ma tutte le sere le sale strapiene, e non solo qua. Altra cosa, il regolamento al decentramento dà la possibilità di indire dei referendum nazionali con la raccolta di 500 firme. Allora, se noi andiamo a modificare lo statuto del Comune di Milano rispetto a questa partita, noi dobbiamo anche ragionare su quello che sono i passaggi
successiva, cioè la, l'istituzione successiva per la comunale, che è la zona. Allora, se noi fossimo in un momento dove stiamo ragionando sulla città metropolitana, dobbiamo azzerare tutto, riscrivere le regole perché la città metropolitana prevede che le zone, dico così, che le zone diventino dei comuni e quindi vanno scritti statuto e tutto quello che è le regole, io sarei disposto e sarei d'accordo a un ragionamento a 360 gradi già da stasera. Ma noi oggi non siamo in quella direzione e purtroppo, a malincuore, devo dire che difficilmente vedremo questo ragionamento arrivare alla scadenza del mandato, perché purtroppo i rischi sono questi, che il decentramento non partirà, che il decentramento non verrà attuato come dovrebbe, se non magari per piccoli spot anche lì magari sbagliando, e quindi c'è tutta una serie di cose. Una cosa che ho notato, quello da chiudere per non fare la lunga su questo articolo, è dove si dice che il referendum, se non ho capito male, per cui chiedo di essere corretto se ho capito male, dove si dice che il referendum può intervenire anche sulle delibere di giunta, oltre che alle delibere di consiglio. Ho capito male? Perché nell'articolo 12 c'è un passaggio che dice: è indetto referendum abrogativo per la revoca parziale o totale di deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando la proposta sia presentata entro i 120 giorni. Io credo che questo sia un po' difficile intervenire sulle delibere di Giunta, perché le delibere di Giunta, a differenza delle delibere di Consiglio, non passano mai dal Consiglio. È stato un caso, perché qualcuno aveva voglia di pararsi le orecchie, dico le orecchie per non dire altro, che è stato chiesto un parere su una delibera di giunta in questo consiglio, cosa che non avviene mai, che riguarda la questione del commercio, quindi piazzare la posta, perché le delibere di giunta non vengono mai passate al consiglio di zona per non avere un suo parere. È stata fatta una cosa fuori dal normale, per cui credo che sia molto difficile che si possa intervenire con questa modifica rispetto, perché diventano subito attuative le delibere di giunta, e allora nel momento in cui diventano attuative diventa un problema poi cercare di intervenire sulla questione. Ripeto, posso averla capita male e quindi chiedo scusa per averla capita male, spiegatelo meglio, però io penso che così come è formulata oggi la proposta dello statuto sulle regole tempi di raccolta firme e quant'altro, io credo che sia uno statuto buono, non dico che è il massimo, però è buono, e poi non condivido che sia stato preso un pezzettino dello statuto, perché ci sono gli articoli prima e dopo che sono collegati a questo ragionamento, però andrebbe fatto un ragionamento complessivo di tutta la partita e non parziale. Per ora mi fermo qua. Grazie, consigliere Abbiati. Grazie. Un momento i microfoni. Vabbè, fa niente, allora un po' riparto. È una bella voce. Benissimo. Ma con te riparto. Bella di caso, bella di caso forte. Questo è di caso. Sono lo so che non sono bello io. Sono troppo forte. No, io non voglio essere ripetitivo, già l'altra volta espresso i dubbi, però visto che il capogruppo La Terza vigorosamente riportato alla luce questa volontà di non fare un passo indietro sui quorum e sul numero di firme, ripeto, rileggendo bene e approfondendo la questione, per quanto riguarda il propositivo e il consultivo si può anche cercare una sorta di accordo. Per quanto riguarda l'abrogativo, e lo dico da opposizione che potrebbe averne tutto il vantaggio invece ad avere una cosa così semplice, vi faccio un esempio. Un assessore decide di fare una delibera e questa delibera comporta 100.000 euro di spesa. Ora che, e magari va lì a un mese, un evento, noi raccogliamo
1000 firme ci danno l'ok, ne raccogliamo 15.000, facciamo un referendum e bastano queste 15.000 persone che vanno a votare per distruggere, per abrogare quella delibera. Benissimo, 100.000 euro l'assessore li ha già spesi perché la manifestazione l'ha già fatta e 15.000 persone hanno creato una specie di cortocircuito. Chi a quel punto risponde di quei 100.000 euro? L'assessore, quindi gli assessori non fanno più niente se è così semplice. Se dopo diventa così rischioso, un assessore non si prende più il rischio di fare una cosa del genere. Massimo fa la bandiera a 2.000 euro e male che vada si metterà 2.000 euro che è il suo stipendio di un mese. Male che vada. Certo che se un assessore va, tira fuori 100.000 euro, poi dopo credo che lo mandi in bancarotta molto facilmente, perché credo che gli assessori siano le persone più pagate di questa terra. Solo su questo ho questo grandissimo dubbio. Sul propositivo, secondo me potremmo correre il rischio di ingolfare un consiglio comunale, perché voi mettete un vincolo ben preciso. Però se questa è la democrazia, possiamo, però magari cerchiamo di limarle un pochino le quote, magari il quorum lo lasciamo e anche abbastanza significativo, e anche la raccolta firme teniamo le 15.000 così come sono. Mentre, ripeto, per il consultivo, per quanto mi riguarda personalmente, e lo dico ancora da studente di scienze politiche, uno può anche decidere, fermo restando che ha dei costi questa cosa, perché comunque quando vai a allestire dei seggi elettorali i costi si hanno, e bisogna ricordarlo, per un presidente per 5 schede prende circa 300 euro e di seggio ne prende 170-180 sui referendum, su Milano sono circa 2.000 sezioni, fate voi il conto. Sul consultivo si può anche scendere, però bisogna anche usarli con un certo criterio. Mi auguro che i proponenti abbiano questo intento. Detto questo, poi è uno strumento che hanno tutti. E una persona qualunque può decidere domani mattina di andare a chiedere il referendum così a spot, che possono essere anche magari consentiti, perché possono essere magari legittimi, sì, non mi viene la parola corretta. Vabbè, non mi viene il termine, questo legittimo, grazie. possono essere considerati legittimi e quindi noi andiamo a fare una marea di referendum così spot. Però veramente sull'abrogativo pensateci bene, lo dico a voi che siete qua a rappresentare comunque una parte di queste persone che hanno fatto questa proposta, se poi la registrazione la vedranno chi ha deciso di fare questa raccolta firme, chiedo almeno sull'abrogativo di pensarci molto 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 attentamente, perché diventa alquanto pericoloso e rischioso anche per gli assessori stessi, che potrebbero decidere a quel punto di non lavorare più, spaventati da una qualsivoglia iniziativa popolare. Il comma 4 dovrebbe rispondere a questa tua paura. Del 13, giusto? Del 12. Perché comunque se nel frattempo decade, no? Aspetta. Okay. Sì. Quindi, vabbè, sì. Io ho finito, poi andiamo. Allora, tre repliche e poi magari facciamo un attimo il punto di quanto abbiamo detto fino adesso. Ho il consigliere Newsday, prego. Sì, grazie. Allora io volevo dare qualche risposta. Volevo fare qualche osservazione sull'intervento di Tucci. Una riguardo alla modifica dello statuto, in quanto l'analisi in tutta la sua interezza è stata fatta da un collegio di garanti, quindi c'è coerenza nella modifica dello statuto e gli articoli sono coerenti, cioè le modifiche che sono state proposte rispettano lo statuto e non vanno a creare conflitti tra un articolo e l'altro. Questo qui è stata fatta già quando sono state presentate le 1000 firme, questa analisi è stata fatta dal collegio di garanti, quindi su questo credo che non ci siano problemi. Mi stupisce che venga da lei il discorso, l'osservazione sul fatto che i cittadini non si vedono più. Probabilmente non ci saremmo neanche più noi qua se non avessimo il mandato dei cittadini, in quanto le nostre delibere, le nostre decisioni vengono puntualmente buttate nel cesso. E lei è uno di quelli che le ha subite di più, dalla Scarioni
parliamo dell'anagrafe, parliamo del mercato di Piazzale d'Agosto, quello che Liseo. Quindi c'è tutta una serie di questi decisioni o proposte o pareri usciti da quest'aula che sono andate a finire inascoltate. Questo vuol dire che non basta più la partecipazione che noi vorremmo avere, ma ci vuole uno strumento deliberativo, uno strumento che deve essere paragonato a una delibera, e quindi entro 60 giorni dalla fine del referendum e dal risultato positivo, il comune, l'amministrazione è obbligata a attuare questo tipo di risultato del referendum, altrimenti è passibile di un ricorso al TAR da parte del comitato dei cittadini. Sì, del comitato dei cittadini, di chiunque voglia fare questo tipo di percorso. L'altra cosa è nell'elenco, nella modifica dell'articolo 12, è ben chiaro l'elenco di ciò che non può essere sottoposto a referendum. Questo elenco è stato costruito anche recependo le osservazioni dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Quindi non è campato per l'aria neanche questo, cioè vuol dire che si è cercato di rimanere coerenti e di non creare problemi agli strumenti che ha l'amministrazione di Milano, tipo il PGT e tipo c'è un altro strumento, proprio per non creare contraddizioni. Questa analisi è stata fatta proprio per evitare di avere questo tipo di contraddizioni che avete prima menzionato. Poi tutto questo discorso di lobby, paletti, strumentazioni, strumentalizzazioni, a me, cioè, l'obiettivo di questo strumento qui è per dare in mano agli cittadini italiani un modo per farsi milanesi, non territorio nazionale, per essere più incisivi nelle scelte, cosa che non è avvenuta, cioè, c'è poco da dire, da quando c'è la nuova amministrazione queste cose non sono avvenute, cioè questa tanto ventilata partecipazione ai cittadini c'è stata fino alla definizione del programma elettorale. Dopo il programma elettorale l'abbiamo visto come hanno partecipato i cittadini anche in zona 9, quindi lo stiamo ancora vivendo. Questo è un modo per avere una possibilità in più e per ravvivare la partecipazione dei cittadini con uno strumento che sia veramente incisivo. Grazie. Grazie, vicepresidente Consolo. Comma 4. Sono velocissimamente per dire che no, assolutamente non sono d'accordo con quello che avete detto riguardo al fatto di abolire il referendum. Il referendum in tematiche che dividono molto l'opinione pubblica hanno un'importanza. Ero troppo giovane per votare a quella del divorzio, ma ho votato a quello dell'aborto e mi ricordo benissimo quale battaglia culturale c'è stata dietro. È nazionale quello, no? Ma certo, infatti, tu hai detto, no, la terza ha detto allora aboliamo tutti i referendum, non è questo il ragionamento. A livello milanese ritengo che ci possa stare, ma che comunque appunto voi dite dietro ci sono dei cittadini che vogliono partecipare, questa è una cosa che dite voi, ci potrebbero benissimo essere interessi economici ben organizzati che possono arrivare tramite un referendum privo di quorum a imporre la loro agenda alla città. Io non voglio che l'agenda di qualcuno sia imposta alla città. Io voglio che per 5 anni chi vince le elezioni possa fare con il massimo della partecipazione dei cittadini, ma fare un proprio programma che è quello per il quale i cittadini li hanno votati. All'interno di questo programma ci possono essere dei temi che sono particolarmente discussi e quindi arriveranno al cuore e quindi arriveranno un numero di firme richieste prima e poi arriveranno al cuore e quei
livello, a livello di parlare di abolizione delle quote, secondo me è denunziato. Questo è il mio, ripeto, il mio parere. Non vedo sinceramente da che cosa si possa dedurre che dietro ai referendum ci siano sempre e comunque ci saranno gruppi di cittadini armati nello spirito di partecipazione. Non è così, perché nel momento in cui si volesse per esempio abbattere area C, che è contro gli interessi di alcune categorie, ma è a mio parere a favore degli interessi della città, non ci vorrebbe niente senza il voto. Sarebbe una questione di pochissimo, sarebbe veramente una questione semplice, perché all'interno di chi combatte la C ci sono particolarmente riformisti di denaro, si è visto per esempio il ricorso al TAR di Garage, addirittura, che anziché ricorrere al TAR e perdere, potrebbero benissimo investire una cifra più o meno simile a quella del ricorso al TAR e vincere. Grazie. Consigliere Esposito, prego. Grazie. Ho ascoltato anche gli interventi dei colleghi, per dire che mi trovo pienamente, come ha detto il Consolo, Consolo, Franco Tucci, anche quello che ha portato Anna Melone, anche il capogruppo Fede Pellone. Qui non è in discussione. Esatto, il capogruppo è stato il capogruppo del partito, quindi certo che non è in accordo con me, mi cito io nella miglior tradizione democratica. Però fino a un certo punto no, chiederò di fare convenevoli la prossima volta e vengo al noccio della questione. Non è in discussione, l'abbiamo già detto, c'è una registrazione, si può andare a vedere per la volta precedente. Non è in discussione la partecipazione dei cittadini e la validità del referendum, tutt'altro. Mi pare capire che c'è da un lato chi intende riconoscere la validità di questo strumento, però nell'ambito di un campo più delineato e preciso, quello che riguarda i grandi temi che spostano effettivamente una vasta opinione della società. E allora sì che va da sé che i quorum vengono raggiunti e sia la garanzia che il nuovo dato normativo che viene introdotto sia effettivamente rappresentativo. Io dico che alcune osservazioni mi sembrano non pertinenti con la questione che stiamo discutendo. Quando si fa riferimento alle elezioni, alle votazioni anche comunali, in cui non è previsto un quorum minimo, ma noi stiamo parlando di cose ben diverse, questo va tenuto in considerazione. La votazione per il rinnovo dei consigli rappresentativi, delle assemblee rappresentative dei comuni, delle province, eccetera, è un fatto, è riconosciuto dalla legge come obbligatorio, è un dato di fatto, non possiamo venir meno. Invece il referendum è un'opportunità che viene data, è una facoltà, può essere istituito o meno, cioè, quindi dobbiamo anche distinguere le due ipotesi. Non mi sembra, la volta scorsa vi ho citato un caso infelice degli Stati Uniti dove è noto che vi sia una bassa partecipazione della cittadinanza anche alle elezioni, ma questo non è un fatto di cui vantarsi o da portare come prova, questo è un fatto drammatico che invece gli Stati Uniti farebbero bene dal punto di vista, ma lo metto becco, delle loro questioni a risolvere. Cioè il fatto che un sindaco venga eletto col 5% dei aventi diritto non è un fatto di cui vantarsi da produrre come prova, ma è un fatto anzi da rifugire. Poi anche sul fatto che si devono abolire allora i referendum, ma no, i referendum esistono, è la Costituzione che è la, come dire, che è la carta che ispira poi a cui si devono conformare le leggi, e quindi veramente anche la legge a cui si devono, la legge suprema a cui si devono conformare le varie legislazioni che prevedono poi i referendum locali. La Costituzione prevede, secondo una legge con onestà, sì, la possibilità di dire referendum, ma la
come dire, stabilisce anche una ripartizione, un equilibrio tra la democrazia rappresentativa e la democrazia invece diretta. Ed è innegabile, carte alla mano, che la nostra storia, la nostra Costituzione, una prassi e anche gli ordinamenti diciamo, più evoluti, varie differenze, ma in generale così in Europa e negli Stati Uniti, prevedano come dire, una, accordi, un favor nei confronti della democrazia rappresentativa. Questo è un patrimonio che abbiamo acquisito con i grandi pensatori liberali dell'Ottocento. Non è una questione che mi invento io o una maggioranza di centrosinistra. Qua ci sono pensatori come Rousseau, come Montesquieu, come Tocqueville, che hanno cambiato la storia. E non solo, c'è anche un pensiero del mondo occidentale che ispira queste dottrine, che sono la rappresentatività nell'Agorà e Platone che discorrendono. Non è una lezione di filosofia, però diamine, cioè non è che qui possiamo cadere dal cielo e improvvisamente prospettare un mondo nuovo, come se tutto quello che è avvenuto finora fosse stato, dicevo la volta scorsa, un complotto contro l'umanità. Quindi sinceramente, adesso toccherà la Presidenza a fare una sintesi, però io confermo per quanto mi riguarda, e credo anche quello che è stato detto da parte del mio gruppo, che nel complesso, pur comprendendo le ragioni genuine e anche apprezzando le differenze culturali che provengono dalla parte che ha scritto queste modifiche referendarie, per quanto ci riguarda l'articolo andrebbe rigettato in toto. E credo anche, anticipo poi quell'intervento che eventualmente si farò dopo, e quindi questo fa crollare chiaramente tutto l'impianto della riforma, della modifica, perché l'articolo 12 è il cuore del referendum e tutti gli altri articoli sono diciamo applicativi, riguardano diciamo, aspetti di dettaglio che chiaramente non hanno più ragione d'essere se viene meno la posizione ispiratrice della modifica dello statuto. Grazie. La rete capo signor Tucci. Sì, grazie. Condivido anche le parole dette da consigliere capogruppo Villorino. Tutti gli interventi si sono concentrati sul merito della proposta che è stata messa in discussione questa sera e anche la volta scorsa. Però voglio fare un paio di precisazioni, soprattutto al consigliere della Magnus Dei. È vero che i garanti si sono espressi, ma i garanti si sono espressi sul merito della giustezza del presentare le proposte, non che è giusto tutto il resto del percorso. Voi avete fatto la raccolta delle firme, avete messo giù un quesito, avete fatto, i garanti dicono è giusto, non fa una pecca, potete presentarlo e discuterlo. È vista anche la compatibilità con il regolamento esistente. Però questo non vuol dire che sì, sulla sostanza, chiaramente è un problema, però ci capiamo. Il problema è che non ti dice che allora, siccome l'hai fatto bene, allora si può modificare. No, sta dicendo. Tu l'hai fatto bene, poi per la modifica passa alla discussione successiva, e se no noi non potremmo votare in Consiglio di zona un parere se si è favorevole o meno. Perché un conto è dire che sta in piedi il ragionamento di proporre le modifiche. Altra cosa è dire che questo passaggio poi ti dà automaticamente via libera alle modifiche, perché non può funzionare così. A me penso che non funzioni così. No, invece no, funziona così perché è proprio è fatto in modo, c'è anche all'inizio il frontespizio, adesso te lo trovo. No, però vuol dire di sostanza, adesso, perché siccome l'ho ricevuto adesso, sto leggendo adesso, per cui sto andando un po' a spizzichi e bocconi di quello che sto cercando. Cazzo. No? Quindi può anche darsi che li metta insieme in malo modo, non discuto. Però l'altra questione è che
Per quanto riguarda gli impianti sportivi che citava prima il consigliere Agnus Dei, per quanto riguarda la questione degli impianti sportivi che citava prima, sono due cose diverse. Primo, perché a noi non è stato chiesto un parere in merito alla Scaglioni, se dare o non dare, come dare, a chi dare, in quanto Milano Sport è una SPA controllata dal comune e che decide e può decidere in libertà a chi assegnare uno spazio piuttosto che un altro. Quindi noi come consiglio di zona possiamo dire, io come presidente della commissione sport posso dire, e non ho nessun problema a dirlo, che mi sento beffato dal fatto che siamo stati coinvolti fino a un certo punto, poi la strada è stata abbandonata e hanno fatto altre scelte, e su questo io concordo. Per quanto riguarda gli altri impianti, sono ancora tutti in discussione, ma anche Iseo è in mano a Milano Sport, e quindi c'è lo stesso discorso, no? Per cui sono due ragionamenti diversi. Detto questo, io ho espresso ho fatto un ragionamento, ho espresso delle considerazioni in merito al fatto che, togliendo tutti quei paletti che oggi danno un aspetto democratico alla vita dei cittadini, togliendoli non c'è più. E il fatto che qui non vengano i cittadini non è dato dal fatto che c'è un limite per la raccolta delle firme o per il quorum e il referendum. Non c'è, indipendentemente dalle delibere che noi andiamo a discutere, non c'è, perché probabilmente un conto è all'inizio l'euforia di partecipazione e tutto il resto, ma poi piano piano non interessa molto rispetto all'inizio. Ma questo non è slegato dal referendum o dai quesiti che voi state ponendo, perché un conto è dire facciamo il referendum, allora io direi organizziamo un referendum in zona sulle questioni, cito quelli che ha citato lei prima, Iseo, Scaglioni, mettiamoci al lavoro, io lavoro con voi per raccogliere le firme sulla Scaglioni e sull'Iseo, perché lì sì, allora è un referendum zonale che ha un peso e che ha delle condizioni diverse rispetto a tutto il resto. Quindi cercherei di scindere un po' le due questioni. Grazie. Gruppo Melone. Grazie. Prego. No, volevo solo fare due punti di organizzazione. Noi abbiamo già detto, appunto, la terza, che ci sono delle opinioni differenti, però proponendo che per questo le sue fossero migliori e più democratiche, mentre le nostre erano di conseguenza volte a impedire l'attuazione di proposte che vanno verso la democrazia. Questo è tutto da dimostrare, secondo me. Questo è da dimostrare, da verificare con quali sono le proposte che vanno nella direzione di migliorare la discussione del merito delle questioni, tanto per far approvare delle proposte in base al referendum che non hanno un quorum. La seconda cosa, non sono d'accordo per niente quanto detto dalla consigliere Agnus Dei, in rapporto alla proposta di alla sua considerazione che attraverso il referendum si supererebbe quel deficit di decentramento che stiamo generando. Allora, se l'attuazione del decentramento è di questo, non è che si può sostituire con il referendum, e se il suo ragionamento fosse portato alle estreme conseguenze, contestualmente a queste proposte di referendum bisognerebbe fare una proposta di abolizione dei consigli di zona. Sono d'accordo. Il rapporto viene direttamente tra referendum dei cittadini e amministrazione comunale. Vogliamo consigli di zona in mezzo, e questo, secondo uno schema interpretativo, andrebbe nel verso di migliorare la democrazia. Noto anche che questa proposta è carente su due punti nel suo complesso. Uno, non interviene sull'articolo 10, che sono le proposte di iniziative popolari, che ci sono uno strumento che esiste, non dice niente rispetto a come
utilizzare quello strumento lì e non interviene sull'articolo 100 che riguarda diciamo, i referendum di zona, per i quali viene mantenuto il quorum e diciamo, le modalità di raccordo che sono attuali. Allora, se si modifica a livello comunale, non capisco perché non si modifica anche a livello zonale. Prego, buttiamo tutto, mettiamo al mare. Grazie. Sì, sono avvocato, quindi spero di. Buonasera a tutti, mi chiamo Torelli Roberto, sono un semplice cittadino. Sentivo il discorso sul quorum, vi do un attimo il mio punto di vista, vediamo un po' di scambiarci un attimo delle idee. Immaginiamo per un attimo che questa proposta di modifica allo statuto sia passata e che sia possibile richiedere quindi un referendum. Tutte le caratteristiche previste dallo statuto vengono soddisfatte, il referendum può essere indetto dal comune. In questo momento immagino che si crei automaticamente chi è d'accordo e chi non è d'accordo con ciò che prevede la modifica di qualsiasi eventuale articolo presente all'interno dello Statuto di Milano. Ora, se si crea questa divisione tra sì e no, automaticamente ci sarà qualcuno nelle istituzioni interessato a raggiungere i cittadini e a informare perché sì o perché no. Quindi, quorum o non quorum, automaticamente ci sarà qualcuno che andrà a votare no e qualcuno che andrà a votare sì. E tutto dipenderà da quanto verranno coinvolti i cittadini da parte delle istituzioni. Ora il problema sorge nel momento in cui un'eventuale proposta popolare è così forte ed è così giusta da non giustificare un no, magari in quelle situazioni chi non vorrebbe comunque l'attuazione non riuscirebbe ad andare di fronte ai cittadini a dire perché no. Secondo me è un po' questa la paura magari delle istituzioni nel confronto del quorum zero. Perciò di conseguenza ritengo che il quorum annullato sia l'ultimo dei problemi, semplicemente per il fatto che per la legge dei grandi numeri si crea automaticamente qualcuno che dice sì, qualcuno che dice no e qualcuno che dovrà difendere il sì e qualcuno dovrà difendere il no, e tutto quanto sta nell'interesse di chi fa da tramite fra i cittadini e le istituzioni. Questo è il mio punto di vista, spero di essere stato chiaro e che possa essere un punto di partenza per un eventuale confronto. Chiarissimo, e grazie. Mi permetto di dire, è un esempio di partecipazione dei cittadini, nel senso che abbiamo, come l'altra volta, sembra che debba essere riconosciuto che abbiamo dato la possibilità ai cittadini e anche a un oppositore questa proposta di esprimere il suo punto di vista. Quindi, come diceva il Presidente Fucci, sarebbe molto interessante che queste commissioni la cittadinanza partecipasse per appunto dare il proprio punto di vista. Diciamo, se vedessero dei risultati magari sarebbe più incentivata. Come? Se si vedessero dei risultati magari sarebbero più incentivati. Sì, io penso che il fatto che si esprima, infatti non è che al cittadino abbiamo detto basta o gli abbiamo dato tempo, diciamo che quando abbiamo notato la sua volontà di esprimere un parere, mi sembra che l'abbiamo dato. Grazie. Niente, ci mancherebbe, un piacere. Ecco, adesso chiaramente stiamo arrivando alla fine del tempo che ci è concesso. Allora io volevo dire una cosa. Normalmente pensavamo di risolvere il problema in una tornata. Questa cosa non è possibile. Non è possibile anche perché siamo arrivati alle 8 meno 5, si chiude alle 8 e quindi non è possibile. Però, mi sembra di. Noi vi abbiamo ascoltato tutti i consiglieri, tutti i commissari che hanno espresso diciamo, più volte le loro opinioni e da quello che abbiamo capito, poi il mio vice eventualmente dirà anche lui la sua. L'intenzione dei commissari che hanno partecipato a queste commissioni è di esprimere un parere sfavorevole a questa proposta. Un parere? Sfavorevole o negativo? Non favorevole. Non favorevole. Pensavo di essermi espresso correttamente, però non favorevole. Allora, chiaramente noi riteniamo di dare le motivazioni che un po' sono state dette da tutti e quindi esprimendo un parere sfavorevole per la
modo ci mettiamo a urlare da fuori. Mi sembra che abbia c'è bisogno di stare lì a raccogliere le cose. Qualcuno di voi, nella fattispecie il consigliere Esposito, penso che sia logico che decadano anche gli altri tre successivi, cioè tre risultati. No, no. Allora, a questo punto, ovviamente, la commissione del centramento a maggioranza porterà avanti questa proposta di parere favorevole e poi il consiglio si esprimerà a riguardo. Quindi, concludendo, io adesso, se non c'è più nessuna replica, io darei 2 minuti di spazio e chiudo. 20 secondi. 20 secondi mi basta. No, era solo, siccome è una richiesta di parere, magari se lo volevamo dare completo su tutti gli articoli, anche se è negativo, non lo so, perché magari nel 13 o nel 14 sono delle cose, c'è una domanda, nel senso. No, cioè, adesso. È vero che decade il 12, ma siccome da quello che ho capito poi si vuole fare un quadro generale di tutto, cioè poi magari chiedere a chi è il proponente di modificare magari il 13 e il 14. Che non va bene per niente e poi dopo che bisogna ricominciare allora, a fare così, Noi cercheremo di organizzare il parere che verrà proposto in maniera tale che ci debba essere una giustificazione del 12 e poi di conseguenza sul 13 in base alla decadenza del parere favorevole, quindi diciamo che è un qualcosa di conseguente. Però per tutti gli articoli noi esprimeremo le motivazioni. Ovviamente faranno riferimento al cardine di questa che era l'articolo 12. Io volevo, se mi è consentito, poi vi lascio andare a vedere i miei dire, sicuramente lo sanno già gli altri consiglieri Agnus Dei e la terza, che negli altri consigli di zona la mia sensazione è che il parere non sia uguale a quello del consiglio di zona nord. Noi siamo sempre avanti. O no? E quindi di conseguenza non è detto che la loro partita sia conclusa. Mentre la partita in questo consiglio di zona come commissione si conclude adesso, vi ringrazio per la partecipazione. Un saluto al pubblico che ci segue in streaming e arrivederci. Okay.